Croce Rossa Italiana, è presente in tutto il mondo, lavora con tutte le consorelle di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e le attività spaziano dalla risposta all'emergenza, alla cooperazione internazionale su sociale, migrazione, inclusione dei giovani, aiuto e supporto ad adattarsi al cambiamento climatico e altro ancora, salute e così via dicendo. Il bene comune è aiutare il vulnerabile, aiutare le comunità in difficoltà e Croce Rossa Italiana, insieme ai propri partner, svolge un ruolo fondamentale. Parlando di Istat mi viene in mente che, visto che qui siamo al Codway e parliamo di partnership, come coniugare il lavoro di istituzioni come Istat con il lavoro di Croce Rossa e i suoi partner. In questo caso l'elemento del dato, dell'informazione è fondamentale per capire dove e quali sono le vulnerabilità, di che cosa stiamo parlando, per cui per poter definire i nostri piani di cooperazione o di risposta alle emergenze. Sicuramente sì, ma ci ha anche insegnato a rinnovarci, a diventare qualcosa di diverso, perché con il Covid sono cambiate anche le vulnerabilità, sono cambiati, come Istat sa bene, anche i gruppi che prima erano vulnerabili, a questi sono aggiunti altre vulnerabilità e altre comunità, altre persone sono diventate anch'esse vulnerabili. Per cui abbiamo dovuto anche imparare velocemente, di nuovo facendo leva anche su partenariati innovativi per rispondere a queste nuove vulnerabilità e aumentare anche le nostre capacità d'azione e di risposta. A appunto disegnare meglio le proprie operazioni, le proprie attività, ed è questo che facciamo anche sia a livello nazionale, dove c'è appunto di più l'uso del dato e dell'informazione, mi viene in mente del rapporto Istat, parliamo per esempio delle nostre attività sul sociale, sull'inclusione sociale, sulla diversità e così via dicendo. E similmente ci relazioniamo con istituzioni o con partner che come Istat svolgono questo tipo di ruolo per poter appunto utilizzare il dato e disegnare meglio i nostri interventi.